Salve a tutti e bentornati nuovamente su Football Manager 2020 con le avventure del nostro Sunderland. Allora, per questo episodio andremo a giocarci le ultime due partite di campionato per il mese di novembre, più la Leasing.com Trophy contro il Manchester City Under 23 e faremo il replay della sfida di FA Cup. Per quanto riguarda la partita con il City, andremo con la squadra di riserva, ovviamente, ci terremo quella titolare per la FA Cup e per il campionato. L'unico cambio che ho fatto è stato quello di Scoven per Riccardi, perché Scoven è squalificato. Detto questo, proseguiamo. C'è il sorteggio per il secondo turno, vabbè, noi saremo sorteggiati, poi se passeremo il turno giocheremo contro qualcuno. Questo attualmente fa veramente schifo. Però come potenziale c'ho tanto. Proviamolo. Cos'è un attaccante? Mamma mia. Per il momento è inguardabile. Tyrone Walker, sotto contratto con il Nottingham Forest. Per giocatore. Cotton ha finito di osservare Hernandez del Bilbao. Proviamo pure lui. Sul City. Tirato osservare, osserva giocatore, osserva giocatore, osserva giocatore. Tirato osservare, osserva giocatore. Osserva, osserva, osserva. Movimenti. Osservare, osserva. Prova, osservare. Allora, Diaz. Ho contratto con l'Arsenal, ma non vuole venire tanto. Estremamente interessato. Ah, ecco, abilità attuale è pure una pippa. Ecco perché. Osserva giocatore, devo osservare in prestito dal Liverpool, osserva, osserva, ok. Diciamo che il mercato di FM nella divisione più bassa inglese non offre molto. Si quasi quasi offre più nella Serie C italiana che in altro. Klopp esclude la cessione. Escludi, tanto io non me lo posso comprare, quindi. Posti chiari disponibili allo stadio. A fare esperimenti, ma che esperimenti devo fare? C'ho un Bronco de Pippe come squadra secondaria. Allora, ragazzi, vi ricordo che a novembre dovremo riuscire ad ottenere prima del 24 Football Manager 2021. Quindi le avventure di Mimmo si concluderanno e poi ripartiranno su FM21 con una nuova squadra per il nostro capuano. Oltre a questo, vi anticipo già che anche su Football Manager 2021 avremo due carriere in parallelo, una di un certo peso, di un certo livello, e l'altra quella con Mimmo, che invece partirà come sempre dal basso per arrivare in alto. Stesso discorso che abbiamo fatto un po' su FIFA. Siamo partiti con una serie dove si parte dal basso, che è quella con il Salford, mentre gli abbiamo affiancato poi una serie di un certo rilievo un po' più alto con il Monza. E qui faremo la stessa cosa non appena il gioco sarà disponibile. Ok, andiamo avanti, aggiornamento. So che Mumba cresce, Mumba sta diventando un fenomeno, prova Perez. E vabbè, Constant si è ripreso, sta già a titolare. C'è Hume. Costante, tu rimani in panchina pure a sto giro. Madoni Smith nazionale. Siamo Lynch in panchina. No, non stavo in panchina, allora li metto qua. Così, no, stavo in panchina. Scusate, raga, ho flashato un attimo. Ok, perfetto. Andiamo a giocarcela. Che il nostro solito schema a due punti, due centrocampisti, due esterni di attacco. Ok, ragazzi, io voglio che siate cazzuti. Stampa che elogiato, questo fa sempre colpo sulla squadra. Date le circostanze, è stata la scelta naturale. Sta giocando davvero bene. Avrei preferito che ci fosse. Voglio di più da lui. Faremo in modo che accada. Ragazzi, siete subito creativi.
Mazza, questi come giocano, guarda che roba. Meno male che sto solo under 23. Oh, ragazza, volevo dare una mossa. Che avete deciso? Vai Poveda che te ne sei andato! Poveda! Poveda, grande Poveda! Grandissimo, grandissimo Poveda che la sblocca subito! Dai raga, stendiamoli, su! Vabbè, non siamo riusciti a fargli subito il 2-0. Domanda di più. Forza, raga, la voglio un pizzico più in palla. Forza, dai. Beater qui, il San Bitter si è più facile. Hai capito San Bitter qui? Sono per vincere 2-0 per Manchester City Under 23. Io non me la sarei aspettata sta vittoria così. Raga, fatemi felice e contento. Andate a fare il terzo. Chiudiamo il primo tempo in vantaggio per 3-0. Riusciamo a toccare un pallone, che dite? Noi abbiamo fatto due gol a questi, non si famo riaprire, non famo riaprire, non famo riaprire. Dai raga, su, chiudiamo il primo tempo col 3-0, dai. Abbiamo giocato male, ma se riusciamo a chiuderla sul 3-0 il primo tempo, che botta Riccardi. Zambitter, Canotto, Yuma in mezzo, va bene così, va bene, raga, 2-0 per il momento, va bene, 3-0 va meglio, energico, molto felice, continuate così, dai raga, famogli subito sto terzo, non riapre il secondo tempo, siete gradini, Zambitter se lo fa sì, io mo ho capito che tu hai segnato un gol e sei casato, parte giocate non le si fa e non le fa. Vai Mosca! Niente, per Mosca proprio non. E queste sono 9 partite che insegna, una cosa incredibile. Dai raga, se mi fate segnare pure il Mosca. Famo riposo d'allenamento, vedo 2 giorni di riposo se mi fate segnare pure la mosca, su. Giallo, c'è sta tutto, giallo. Vai raga, forza, vai Poveda, vai Poveda! Poveda, perché non mi regali mai il sogno di fare una doppietta? Perché? Come non mi fai una doppietta? Mosca che sono 9 partite che non tocca la palla là davanti. Scardelli tiro parato. E ti dà. Giocata bene, un po' scialba forse. Ah, Yume, devi resistere, anzi, mettiamo Costant, va così si recupera un pochetto di forma. Costant, Yume. Poi. Mellor Peccanotto. Mellor, ma tu sei pure attaccato.
E allora attaccami, allora. No, la vertinosa è meglio. Facciamo riposare, va bene così. Oh, Costante sembra motivato, eh. Dai, raga, su, fammo questo terzo gol. Vai, Costant. Forza, vai, Riccardi. Che sveglia, che 3-0 e tutti a casa. Che sveglia che gli ha tirato Riccardi, oh. Che sveglia. Che è tutta la distruzione di Lodo. È stata una partita giocata perfetta, 3-0. Mi fa pure il quarto, magari. Hai capito Riccardi quanto tira? Bravo Riccardi. Mi dispiace non poter continuare sta carriera con la Sunderland, l'ho cominciata tardi purtroppo, altrimenti sarebbe stato bello vedere sta squadra dove sarebbe potuta arrivare l'anno prossimo. De Luca! Ecco, io mi ho segnato pure De Luca oggi, 4-0. Che partita che è stata a fare, raga, bravi! Sono veramente soddisfatto. Segnare Mosca dopo 9 partite, il Mosca ritorna al gol. Incredibile, 5-0 ha segnato pure il Mosca. Io li lodo, che gli devo dire? Lodo 5-0. Torna al gol pure il Mosca. Vai, arbitro, metti fine a sta partita che sono stati perfetti, ragazzi miei. Segnata il Mosca, raga, dopo 9 partite risegnata il Mosca, incredibile. E bravissimi ragazzi, bravissimi. Parla alla squadra, appassionato, sono molto bel lavoro ragazzi, avete fatto quanto no. Sono felice del risultato. Bravissimi ragazzi, complimenti. Bravi, bravi, bravi. Ok, ci siamo qualificati al secondo turno, non gliene può fregare di meno. Quindi ho vinto 5-0, a questi gliene frega niente. Vabbè, è stato superlativo, grande Mosca che torna al gol. Miglior giocatore in campo. Ha raggiunto un limite di ammonizioni, vabbè. Che ce ne possa fregare di meno. Nuovo record negativo, non c'era nessuno a vederci. E vabbè. La sua partita fra 7 giorni, che è il recupero. La fa gap, sì. E già tutte so. Con Newcastle under 23. Un altro under 23 ed un'altra grande incontrato. E vabbè. Noi vinceremo pure con Newcastle Under 23. Oh, ve la fa capo, io direi, vedo un po' come la situazione del calendario. Poi quasi quasi faccio rigioca i panchinari pure in fa capo. Faccio rigiocare i panchinari. Posso ambittare Riccardi, confermati, Canotto, Nien, Willis, Ozturk, Hume, De Luca, si faccio giocare i panchinari.
Chirò ha preso un prestito dall'Inter. Per giocatorino, vorrei farlo giocare un po' di più. Un po'. Sì, io direi che fanno giocare i panchinari. Nazionale, portiamo. Olsen. Laferty pure. Portiamo Jackson. Sto in panchina, ma fanno giocare. Squadra che ha trionfato in troppi pure per cosa, e poi la stessa squadra che ha pareggiato 1-1 con Pizza e Fighi. La giocano loro e i titolari ce li teniamo per il campionato. Allora, siamo primi, mentre che il Blackpool c'ha 2 partite in meno di noi. Eh sì, c'è un po' di gente che c'ha meno partite di noi, quindi non lo so mica se possiamo tenerci al primo posto, io ci spero, ma lei conclude sta serie con Mimmo che porta il Sunderland. Championship. Probabilmente poi tempo perso la continuerò pure. Magari poi posterò qualcosina sul canale. Di sicuro però con l'uscita del 21 partiremo da zero lì, partiremo subito forti, come ho detto, con 2 carriere. Una dove partiremo proprio dal basso, tenteremo la scalata, e l'altra di un certo livello, che giocheremo in contemporanea. Già una mezza idea per entrambe. John Scoven nella gara di FA Cup. La commissione decide di punire il giocatore con altre 2 partite. Fai appello contro la squalifica. Cioè, io mo capisco che abbia fatto fallo e tutto quanto, ma addirittura dagli altre 2 giornate, non lo so, fa prima a dire, guarda, non giochi più, sta coppa è finita, se rivediamo l'anno prossimo, ci è a posto. A parte il gioco è proprio esagerata, ma non è che gli ha fatto chissà quale fallo e di quali entità, eh. 3 giornate, qualificato più 2. Bene, bene. Vabbè, c'è 9 giocatori in nazionale, 7 giocatori in nazionale. Vabbè, nessuno altro di quelli che deve giocare sta partita sta in nazionale, quindi siamo a posto. Poker Mosca si è sbloccato. C'è una grande intesa con Poveda, spero che segni la grandissima. Questi altri 10 partite mo senza segnarmi più gol. Si approva, ma tanto io tutta sta gente non la potrò prendere, quindi gennaio cerchiamo di fare un pochino di mercato, qualche soldo ce l'abbiamo. Oddio, non è che ci abbiamo bisogno di chissà cosa, però se sputa fuori qualche affare. Allora, nella Lega, primo il Barcellona, secondo il Valencia, terzo il Madrid, quarto Real, Inghilterra, primo il Liverpool, Tottenham, Manchester City e Chelsea. Vabbè, Benfica e Porto, questo si sapeva, Inter, Juve, Inter, Roma. Vabbè, 10 punti da Juve, però. Vabbè, Bayern, Borussia, Werder Bremen. Questo è il campionato belga, sì, Anversa, Bruges, Ghent. In Championship c'è cioè il Leeds col Fulham, pure questo, Stuttgart, terza divisione, seconda divisione, c'è l'Oviedo, Huesca e Vallecano, vabbè, abbastanza scontate come cose. Veloce, veloce, vogliamo giocare sta partita di Coppa, manco avremmo dovuto giocarla. Serve per quanto sia una pippa. Con la conferenza. Un bis. Commentari già all'andata, sì.
La competizione è so che ragazzi sono d'accordo con me, siamo pronti a tutto, con la società ho preso l'impegno, vabbè, sono delle stronzate. Ce la fate giocare sta partita? Facciamo speranza di giocare sta partita? Che dice l'Av su Mimmo? Tutto resta penso che molti di noi abbiamo letto un po' troppo tra le righe, non influenza nessuno, tantomeno che calci stia non c'è alcun modo. Vabbè, io volevo essere caruccio, gentile, la prossima volta ti dico che sei un bastardo, così vediamo se ti piace. Se gentile, cioè, se rimette pure con questi. La gentaccia. Andiamogli a far il culo, andiamogli a far il culo. Allora, la Commissione Civile della Federazione ha preso in esame il tuo ricorso contro le sedi. I membri hanno detto che non hai validi motivi per fare appello, pertanto hanno confermato le squalifiche delle due partite. Ma vaffanculo, va. È un complotto, agghiacciante, agghiacciante, è un complotto. Tanto in stile Antonio Conte, è un complotto. So, ce ne stanno due partite da ripetere. Siamo i soli, aver pareggiato. Sì, vabbè, approva. Ok, vediamo. Sarà confermata. Parla alla squadra, aggressivo, mi aspetto che vince dalla partita, finisce il discorso squadra, calcio d'inizio. Shock, istruzioni, siate creativi. Casa, stiamo a fare un cartone da pizzo figli, che hai deciso? Davvero ce la stanno a incartare? Cioè, questi sono pizzo e figli che ce la stanno a incartare, che hai deciso, raga? Forza! Questi come all'andata hanno Benji Price tra i pali perché se no si spiega. Oh raga, vedete dalla svegliata, datevi una mossa, su. Oh, ci si crede, state per tutto, Palmer. Io so che Dio, non riusciamo a segnare contro questi, è incredibile. Io devo andare a togliere il dubbio, vedete quanto c'è sto Palma, lo compro. È un fenomeno. Allora, interazione, confronto, rapporti. Preso quanto osservatore. A questo punto voglio vedere questo quanto è. Scusate. Forza, ragazzi, andiamo se la mossa. No, niente, mi è andata la traversa, salito di traverso. Forza, vai papà, dove? Cioè, non ci si crede, questo è dappertutto. Vabbè, io questo me lo compro. Frega niente, questo me lo vado a comprare, mo aspetto il resoconto. Ma se è così forte me lo compro. So che dirvelo, state a pareggiare con una squadra di scappati di casa.
Domanda di più, dai, regà, forza, su! Proviamo così a tirare da qualunque posizione. C'è da portare la palla dentro l'area. Non sono felice per niente. Non siete riusciti a segnare sti morti di fame. C'ho poco da essere felice. Ci diamo fatto di quei 7 in porta e manco un gol. Cioè, povera, io non te capisco, hai segnato la grande settimana scorsa, poi un altro, ecco, questo gli ha tiri in bocca. Sempre più allibito. So che dire, non so che dire, questi magari fanno un tiro in go, davanti a così queste partite che finiscono. Cazzo, regà, e dai, è su! Qualche cambio, allora. Mellor che me va, pende sulla destra. Texon. Poveda, con Poveda davanti. Poi Mumba e Sambitter se Blu Fassilla. Vorrei far carrellero di supporto, regista, no? Carrellero nuovo di supporto spesso utilizzato da parte della terapia. Interessa centrocampista centrale che va offerto. Parla alla squadra. Ergico. Ok, gli è fregato qualcosa a tutti e tre. Andiamo, regà. Dateci dentro. Almeno Mello ci ha provato un pennello, ma sono veramente inguardabile, non riusciamo a segnare. Secondo palo, colpo di testa c'ha 8, lui c'ha 2, no, colpo di testa 8, colpo di testa 12. Destra. Destra sinistra, questa cosa, lanciala sul secondo palo, allora attacca il secondo palo, ferma, gioca, magari riusciamo a sfruttare meglio qualche calcio d'angolo. In questo momento. Guardatevi una svegliata, siete creativi, forza, regà! Se noi che siamo Pippe sotto porta o Palmer è talmente forte che ipnotizza pure i giocatori sotto porta.
che io non so più che dire, andiamo in offensiva. Vai Poveda, vai Poveda! Ha fatto parare, ci si crede. Abbiamo segnato! Jackson! Andiamo in positivo allora. Ha segnato Jackson, che botta da culo che ci abbiamo avuto, raga. E Jackson! E Jackson raddoppia 2-0, grande Jackson! Meno male, ma siamo riusciti a cambiare sorte questa partita. Io ve l'odo, ma abbiamo sofferto troppo con questi pizzafighi, eh! E 28 tiri fa 2 gol! Vabbè dai, l'arbitro è finita, sono inutile che la casta, ma continuiamo, vinto. Rischio finale. Finita, dai, perfetto. Io dico bella vittoria, ma ci sono rigori inguardabili, per vincere con questi 30 tiri. I giocatori sono contenti che la squadra sia ancora in corsa per il quarto turno. Sono contenti pure noi. Sorteggio a coppia il set all'Accrington. Vabbè, ci avremo l'Accrington in FA Cup. Ok, Wildis, Canotto, Nien, tutti multati. Perfetto, saranno tutti squalificati in FA Cup. Coglioni. No, non voglio rispondere. Me ne può fregare da meno. Non ci abbiamo da pensare alla prossima. Dei campionato, ho scelto Underland titolare. Solo che Hatton è squalificato. Allora, visto che Hatton è squalificato, la famo giuga Onien. Io ho sistema di calcina. Sì, ok. Sì, vabbè, osservo ancora Herrero. Col Coventry City. La vedremo col Coventry City. In campionato, da tattiro, da tattà, da tattura, da tappè. Ok, avanti. Conferenza stampa. Staccheremo dal calcio d'inizio. Un giocatore di gran classe e qualità. Dovrebbero vincere, c'è grande energia e forte coesione, credo che possa fare la differenza, che è molto tirata. Vediamo la vittoria, un obbligo, ok. L'allenatore in seconda. Sì, vabbè, osserva il giocatore. Prova questo qui. Mumba, io te l'ho, non è che ti incazzi. E te pariamo, Mumba. Volodia si incazza. Almeno questo ha capito che sta prendendo in colpo che si fosse bloccato il gioco. Raga, che poi c'è proprio questa, è l'ultima di novembre.
L'ultima di novembre si conclude con l'Accrington, vabbè, non riusciamo a giocarla l'Accrington, ci fermeremo al Bristol probabilmente. Pure non so, magari ci fermiamo a questa. Eh sì, ragazzi, a questo punto ci fermiamo dopo questa partita, concluderemo l'episodio con questa partita. Così poi dal prossimo ci giochiamo le ultime 2 di novembre, compresa la FA Cup e la prima del mese di dicembre. Aggressivo, questa è un'ottima opportunità. Ok, gioca, ragazzi, sono subito creativi, questo è campionato, questo è il titolare che si fa sul serio. Vai Watmore! Mumba, quanto è grande Mumba! Max Power! Non mi dai rigore, no! E tira in mezzo Power, colpo da testa! Tutta sta molina, però non ci arriviamo a tirare. Però appena possibile cross, che è meglio, va. Mamma mia, l'ho vista dentro. Ma volete dare una mossa? Volete dare una svegliata? Che dite? Non andare di più, forza, regà, dai, eh. Perché io devo soffrire ogni partita? Non riuscivo mai a avere una partita al primo tempo già chiusa e sta tranquilli con voi, no? Ma da sbloccare sta gara, dai! Ci è arrivato. Allora lo metto in mezzo. Oh, sono tutti amici di Benji Price sto gioco, ma com'è? Avete deciso? Mamma mia, io ho visto da dentro un po', sto così con l'ansia con questi, oh. Acci vostra. Oh, vedo che te dà una mossa, vedo che te dà una mossa, niente, mi fa di niente, vedo che te dà una mossa. Fate pure butta fuori, Power, mi raccomando, che ci manca solo che rimaniamo in 10. Mamma mia, come ci è arrivato? Ma perché mi dovete far soffrire così? Siete creativi, datevi da fare, inventatevi qualcosa, di mortacci vostra. Acci vostra, forza! Niente, non struciamo la palla. Porca puttana, ma volete? Io non lo so, boh. Siete vergognosi, io non state a struciare una palla, non state struciando una palla, branco da pippa che non siete altro. Forza, branco da pippa, ma vedete? Sotto porta i passaggetti lui. Branco di Los Pipas. Vedo una Los Pipas, come in spagnolo se potrebbe essere detto così. Branco di Piparsugo. Branco di Piparsugo, che hai deciso? Che alla, si è bloccato Branco di Piparsugo. Guarda che ogni tanto si blocca per prendere i colpi, soprattutto che sto registrando. Branco di Piparsugo. Decisi, forza! Mon culo qui! C'è speranza? Ma
Cioè, io davvero, raga, non vi capisco. Fate dei partitoni incredibili. Poi partite che dovreste vincere, le dominate, ma non ci... Ah, mamma mia, l'abbiamo fatta, alleluia! Alleluia, ce l'abbiamo fatta a segnare, che cavolo! Io vi dico che mi piace, ma in realtà mi siete piaciuti manco per niente, istruzione. Siete creativi. Mamma mia, quei falli al limite così non si fanno, però sono pericolosi. Jackson mette in mezzo, non si capisce a chi. Ancora tempo per sbadigliare, i mortacci vostri. Offensiva, che domanda di più. Io non so che devo dirvi, cioè una partita che potevamo chiudere tranquillamente, siete riusciti a buttarla nel cesso. Bella punizione di Powerman, non è andata. Qualche cambio, ma che se inventiamo? Vediamo se è meglio sinistra. Se inventiamo Riccardi per Mumba, che è pure ammonito. Riccardi, facciamo fa mezzale su porta. È fregato niente, nessuno dei due da quello che gli ho detto. Domanda di più, forza regà, dai! Siamo pure Watmore. Fatto come? È arrivato al posto di Mellor. Danny Mellor. Che va ad offendere di più. Che parla alla squadra. Aspetto che mi ha fregato niente, ma anche a lui. Domanda di più. Dai, raga, forza, su. Madonna, felice, vincevo sta partita proprio all'ultimo, sul fuoco finish. Quasi meglio, ma va a fanculo! Vabbè, 1-1 del cavolo, che non ci serve a niente. Aggressivo. Ci vediamo in allenamento, raga. Anche questa volta chiudiamo l'episodio con uno squallidissimo pareggio. Non era a conoscenza, ma sì, c'è qualcosa di positivo. Sì, certo, ha reso il mio intervallo più serio, sto giocando a ottimi livelli. Sono dediti e concentrati, non posso incolparlo di nulla se non di aver trovato che ho giocato molto bene nelle altre fasi. Molto che positivo. Oggi cerco sempre la sfida. Ok. Ok ragazzi, concludiamo l'episodio con un altro sciolto pareggio e arricchendo la nostra serie senza sconfitte, non siamo mai stati battuti. Però purtroppo il bottino in campione, il nostro vantaggio in campionato si sta facendo sempre più magro. Ora abbiamo solo 3 punti dalla seconda, considerando che la terza deve ancora recuperare. 32, 30, fa un punto sotto se vince. E vabbè, pensavo di terminare l'episodio con una vittoria, invece non è arrivata. Ma niente ragazzi, io dunque
ringrazio come al solito. Se non siete iscritti al canale, vi ricordo di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati su tutti i video. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie ancora, mi raccomando, mi stavo dimenticando. Un like se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, ma soprattutto commentate. Qualunque cosa avete in mente, ditemela nei commenti. Ora vi saluto nuovamente e ci vediamo alla prossima.